Papa Francesco è stato ricoverato questa settimana per una crisi respiratoria provocata da un'infezione polmonare affiancata da una sofferenza cardiaca. Questo è quanto è emerso dalla sala stampa del Vaticano e ora starebbe meglio, pronto a riprendere posto e a celebrare le funzioni della Settimana Santa. Il Corriere della Sera ha però messo in dubbio la veridicità di tali informazioni, ponendo all'attenzione il fatto che a comunicare il decorso della degenza continua a essere la sala stampa vaticana e non i medici del Gemelli. Finora non si sono mai visti né si è mai sentita la voce dei dottori che lo stanno curando. Non ci sono bollettini ufficiali dall'ospedale e questa assenza di trasparenza permette ai nemici e agli amici di scegliere la narrativa preferita senza che l'opinione pubblica sia in grado di capire fino in fondo come stanno le cose. Questo darebbe dunque l'impressione che il Vaticano sia un po' col fiato sospeso e nel frattempo le manovre per il conclave si stanno segretamente intensificando. Nei mesi scorsi voci sulle dimissioni hanno interessato i corridoi del Vaticano. Papa Francesco ha infatti in passato affermato che potrebbe dimettersi per motivi seri di salute o se capisse di perdere lucidità e che se rinunciasse non resterebbe in Vaticano, che si ritirerebbe in una parrocchia romana o nella Basilica di San Giovanni in Laterano e non si chiamerebbe Papa Emerito come il suo predecessore, ma Vescovo Emerito di Roma, e non indosserebbe più l'abito bianco. Il Papa dunque non sarebbe in pericolo di vita imminente, ma le sorti del suo pontificato sarebbero adesso dubbie.